Un applauso a Mao e Santa Barba. Effettivamente è vero, ce lo portavamo in furgone. Si sedeva al fondo. Pensavo di prendersi in bacio anche a sto giro, Bobo. No, penso che... Non vi dico cosa combinava al fondo, Mao, al fondo del furgone. Vabbè, nove cialtroni che andavano su e giù per la penisola. Erano bei tempi, Bobo, ma tu ci insegni che le cose cambiano continuamente. Continui a essere un cantante, ma sei diventato anche, diciamo, adesso fra un po' ti troveremo alla Biennale di Venezia. Cosa stai facendo? Il fotografo? Cosa fai? Questa passione che ha preso un po' più piede. Giovedì prossimo faccio una mostra al Caffè del Progresso, però nel frattempo stiamo facendo anche il disco nuovo, quindi la musica è sempre cerchiamo la più... forse non tutti sanno che Bobo Boggio è anche un fotoreporter a questo punto, come ti posso definire? Un fotoreporter. Un fotoreporter di tutti gli amici che satellitano intorno al mio negozio, che tu sai bene dov'è. Io so bene dov'è, che in via Principe Amedeo. Ma c'è anche un sito che si chiama boboggio.com dove si possono vedere tutte queste tue gallerie, no? Sì, non quelle non della ancora. Mostra di giovedì, perché vuole essere un'anteprima. Ho fatto di fotografare tutti gli amici lì nella via, in via Principe Amedeo. Però c'è, diciamo così, un purpurri di tutte le cose che mi capita di fare insieme al mio amico Claudio Mezzo di Malavida. Questo, diciamo, quindi per vedere Bobo Boggio in versione, diciamo, photo blow up, potremmo dire, quasi un po' all'Antonioni così, giovedì prossimo al Caffè del Progresso, lì andrete e troverete tutti questi scatti, ma io Bobo non posso, se ti vedo sul palco, non buttare lì qualcosa che deve magari... Siamo un pezzo. Magari questa qua te la ricordi, vedi un po'. Take my heart, so take my heart down.
should take my stand. And if you want it, oh, you can lean on me. Oh, yes, you can always someone you can lean on. And if you want it, baby, if you want it, baby, if you want it, you can lean on me. Vamos, Santa Barbara! Woo!